Manca ancora poco al Natale, mentre si discute sulla possibilità o meno di alleggerire le regole che impediranno i contatti e la consueta corsa ai regali e alle vacanze, parliamo di una tradizione affascinante che potrebbe brillantemente sostituire le abitudini della vigilia del Natale, una tradizione che viene da lontano e che trasmette serenità e soprattutto il fascino tipico di un momento così magico come quello del Natale. Una meravigliosa tradizione islandese, quella di leggere i libri la notte di Natale, affascinante come lo stesso luogo dove è nata, l'Islanda, dove dicembre è un mese buio e nel freddo brillano le luci di Natale che scintillano dalle finestre ancora visibili tra le tenebre del soffice manto bianco, lì in quelle case dove gli islandesi sono normalmente bloccati per molti giorni proprio a causa della neve. Ebbene, in Islanda leggere libri è davvero qualcosa di irrinunciabile, soprattutto la notte di Natale. In questa terra primordiale in cui le case delle persone riposano sotto maestose aurore boreali, è tradizione infatti regalarsi libri alla vigilia di Natale per poi trascorrere l'intera notte a leggerli. Un'usanza risalente alla Seconda Guerra Mondiale, quando in tutto il paese c'erano severe restrizioni in vigore che limitavano l'importazione di molti beni dall'estero. Fu così che le persone dovettero pensare bene a cosa regalare ad amici e parenti per Natale. I libri prodotti e stampati in Islanda divennero il regalo perfetto. Questa tradizione ha anche a che fare con l'editoria islandese. La maggior parte dei libri in Islanda infatti viene pubblicata e venduta nei mesi autunnali, orientativamente tra settembre e la fine di novembre, proprio prima dell'arrivo delle feste natalizie. All'inizio di questo periodo, e cioè con l'arrivo di settembre, nelle case degli islandesi arriva anche un catalogo dal nome impronunciabile per la difficoltà con tutte le nuove pubblicazioni, un catalogo gratuito che ricevono direttamente nella loro cassetta della posta e dal quale scelgono quali libri regalare e quali chiedere in dono per Natale. Alla vigilia ci si scambiano così i libri in dono e poi si trascorre la notte a leggerli in totale relax, magari seduti comodi sul divano di fronte al fuoco del camino, sorseggiando cioccolata calda o, per i più esigenti, un calice di vino o un buon liquore. L'Islanda, con i suoi 320.000 abitanti, è uno dei paesi con più libri pubblicati e letti al mondo e nel 2003 Reykjavik è stata nominata dall'UNESCO città della letteratura. Ecco perché da questa severa pandemia non ne traiamo gli aspetti addirittura positivi, sfruttando ad esempio l'intimità così magica della vigilia di Natale, costretti sì nelle proprie abitazioni e con poche persone, ma facendo qualcosa di veramente utile e rilassante. Leggere, che come sosteneva lo scrittore Italo Calvino, è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà. Si estende a macchia d'olio la solidarietà sul fronte dell'emergenza coronavirus. Uteng e Todong è l'iniziativa organizzata dalla Fondazione Famiglia di Maria che opera nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio in favore dei minori e delle famiglie che presentano disagi socio-economici. Alle famiglie dei giovani che partecipano alle attività della Fondazione è stata data quindi la possibilità di eseguire un tampone solidale, ovvero la possibilità di eseguire gratuitamente il test per verificare l'eventuale contagio da Covid. Grazie a un accordo con l'associazione FAST, farmacisti attivi sul territorio, e alla donazione di sponsor, tutte le famiglie dei ragazzi che partecipano alle attività della Fondazione hanno potuto far gratuitamente il tampone rapido. Altri particolari li hanno forniti Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, e le altre persone che hanno reso possibile l'iniziativa. Da sabato prossimo è estesa a tutto il territorio della sesta municipalità. Mi interessa che in questo territorio la Fondazione sia sempre un presidio di giustizia sociale. Alle chiacchiere noi contrapponiamo i fatti con un pizzico di grande paura ma di grande coraggio. È necessario la gratuità di questi test perché in alcune nostre aree dove non è facile l'accesso all'ASL i pazienti non stanno facendo i test.
È un'altra giornata triste, dolorosa per l'Agro, una giornata di lutto per la città di Nocera Inferiore per la morte di una giovane ragazza, una mamma, una moglie, una figlia della nostra terra. Veronica Stile Stanzione è stata colpita dal Covid-19, ma il destino crudele ha riservato per lei solo nubi nere per un giovane avvocato che doveva dare al mondo un altro bambino. Oggi l'ultimo saluto al cimitero comunale. Il sindaco Torquato ha ordinato il lutto cittadino, perché tutta la popolazione è rimasta scossa da questa grave perdita e proprio per farsi interprete del sentimento popolare il sindaco ha proclamato il lutto per ricordare Veronica, moglie dell'ex calciatore della Nocerina Rosario Stanzione, oggi intraprendente e valido giovane imprenditore. Nocera Inferiore dunque sotto shock, come era già avvenuto nei giorni scorsi per esempio a Nocera Superiore per la morte del giovane Antonio Rispoli e in altre città del nostro territorio. In provincia di Salerno i dati continuano a far emergere la crescita dei casi di positività al virus. A Salerno 56, a Nocera Inferiore 41, ad Angri 28, a Cava 26, 19 a Mercato San Severino, 16 a Sarno, 14 a Baronissi, 13 a Fisciano e Scafati, 9 positivi a Nocera Superiore, 7 a Pagani. In diminuzione i casi nei piccoli centri, solo 1 a Rocca Piemonte, 5 a Castel San Giorgio, 6 a Siano, 4 a San Valentino, 3 a San Marzano. Unico comune senza contagi ieri Vietri sul Mare. Ricordiamo che si tratta dei dati ufficiali forniti direttamente dall'unità di crisi della Regione Campania. A livello regionale il bollettino invece ha parlato di quasi 3.000 positivi, di cui 274 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 22.300, 63 i decessi per Covid registratisi però nell'arco temporale di vari giorni, i guariti oltre 2.000. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 184, i posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 2.188. La Regione Campania, attraverso il suo governatore De Luca, ha anche rinnovato la richiesta al governo di fare un'operazione trasparenza, rendendo pubblici per tutte le regioni i dati sulle terapie intensive realmente esistenti e i dati chiari e non confusi sulla tipologia dei tamponi effettuati. Due decessi a causa del coronavirus nelle ultime ore al Frangipane. Si sono spenti un 72enne di Ariano Irpino ed un 87enne di Volturara. 83 i decessi nella seconda ondata della pandemia. Intanto sono 160 i positivi scovati nelle ultime 24 ore in tutta l'Irpinia dall'analisi di 1.550 tamponi effettuati sia dall'ASL che dai laboratori accreditati. Ancora una volta è Avellino che registra il maggior numero di positivi, sono 27 e portano il totale a 880 contagi. A due cifre anche il contagio nel comune di Montoro con 11 nuovi casi e Pago Vallo Lauro con ben 19 residenti che hanno contratto il virus. Si tratterebbe di soggetti contatti di positivi. Nel comune del sindaco Mercoiano ci sono al momento 40 infetti e 30 persone in isolamento fiduciario. 44 i comuni interessati dai nuovi contagi da coronavirus nell'ultimo report dell'azienda sanitaria locale, quasi 6.700 gli irpini che hanno contratto il Covid da quest'estate ad oggi. Continua a crescere e a preoccupare il contagio anche a Monteforte Irpino con altri 7 residenti positivi. Intanto riapre la clinica Malzoni ad Avellino dopo una serie di contagi e l'espletamento di tutto il protocollo del caso. Sono riprese oggi alcune delle attività della struttura sanitaria di Viale Italia, sia quelle chirurgiche che quelle legate al pronto soccorso ostetrico. Da lunedì torneranno in funzione anche tutti gli altri reparti. I conti non tornano. E allora meglio chiamare tutti i cittadini presenti nell'elenco dei positivi e capire come stanno. Questo quanto ha voluto fare il sindaco di Pagani, Lello De Prisco. Ovviamente il riferimento è ai numeri relativi alle persone positive e a quelle guarite, numeri che stanno diventando un cruccio perché spesso quanto si raccoglie a livello cittadino non corrisponde con i dati forniti dalle ASL. Da stamattina il COC di Pagani sta quindi portando avanti la cosiddetta operazione verità, perché se è vero che forse il numero dei positivi potrebbe essere di gran lunga superiore a quello attuale, certamente non vengono comunicati i dati rispetto ai cittadini guariti dal Covid. Una situazione che crea incertezza e tensione tra la gente che si ritrova di fronte almeno due versioni, quella coi numeri del COC e quella fornita dall'unità di crisi e dall'ASL.
Dunque, da stamattina, armati di pazienza e telefono, Beniamino Ravano e Fabio Fraiese del COC hanno chiamato quei paganesi che sulla carta sono nell'elenco dei positivi per capire se sono ormai fuori quarantena e quindi guariti dal Covid. Ma facciamo un'analisi relativa, per esempio, ai dati delle ultime 24 ore. Il COC di Pagani non ha registrato ieri nuovi soggetti positivi, a fronte invece di 15 guariti. L'unità di crisi regionale, nella sua nota ufficiale di ieri, ha invece segnalato 7 nuovi casi di positività nella città di Sant'Alfonso. Perché questa incongruenza? Qual è il dato giusto a cui fare riferimento? Ecco perché il sindaco De Prisco e il COC sono al lavoro per cercare di fare chiarezza. Su Pagani, in totale dei numeri positivi, ad oggi è di 687 persone, nessuno ospedalizzato. In tutte le città, ricordiamo, c'è massima attenzione verso i soggetti e le famiglie in isolamento. Ad occuparsi dell'assistenza di questi a Pagani la Papa Charlie per quanto riguarda la fornitura a domicilio dei generi di prima necessità e farmaci. I cittadini possono sempre chiamare la sede operativa allo 081 515 5757. I più piccoli hanno bisogno di essere guidati nell'approccio al mondo virtuale. L'utilizzo corretto della rete può favorire infatti la fase di creazione dei giusti schemi mentali. Utilizzo corretto dunque e soprattutto supervisione da parte di un adulto che ha già la giusta capacità critica. Sono queste le indicazioni e le raccomandazioni che arrivano dal pediatra Antonio Pagano. Ritornare un po' a quello che è, diciamo, il dato di fatto, che è sostanzialmente quello del mondo virtuale. Quindi se l'utilizzo di questi elementi è fatto con criterio, l'assistenza di un genitore, se facessi vedere un documentario a un bambino dove da quel documentario posso insegnargli che cosa sono le piramidi o che cosa è il mondo animale, la fauna, la flora, rispetto a un mondo virtuale che è quello dei cartoni animati, in cui il bambino nella fase di schematizzazione, cioè nella crescita, in particolare quando sono molto piccoli, devono cominciare a creare schemi mentali, che sono quelli relativi alla vita comune, e gli facciamo vedere schemi diversi, questo sostanzialmente può portare, diciamo, a grandi difficoltà. Come dico io, è preferibile far vedere il filmino del matrimonio dei genitori rispetto a un cartone animato, voglio dire, dove il bambino ha la capacità di relazionare con persone fisiche che conosce, la nonna e il nonno, gli si spiega. Quindi la possibilità di utilizzare questi mezzi come informazione. Noi usavamo l'enciclopedia del 15, loro possono usare un'enciclopedia virtuale che possa a loro insegnare come si utilizzano questi mezzi, come questi mezzi possono diventare risorsa e non alternativa a un mondo virtuale. Il bambino che non parla, il bambino che si muove come il cartone animato, il bambino che fa i gesti identici a quello del cartone animato, significa che ha schematizzato un mondo virtuale che non è quello reale. Qua si crea il danno rispetto alla selezione degli argomenti e delle visioni che deve essere fatta con la supervisione del genitore. Quindi la presenza di un genitore è fondamentale per utilizzare questi mezzi come conoscenza e non come sostituzione del mondo reale, quindi non creare virtualità ma creare realtà, altrimenti il bambino schematizza quello che vede e che non è reale, quindi bisogna far schematizzare al bambino cose reali. L'impatto della pandemia sui livelli di attività della manifattura italiana è stato immediato e violento. Nei due mesi di lockdown, marzo e aprile, la produzione è diminuita mediamente di oltre il 40%, anche se con un profilo fortemente disomogeneo a livello settoriale. Dal meno 92,8% della produzione di prodotti in pelle al meno 5,5% del farmaceutico. È quanto emerge dal rapporto Scenari Industriali del Centro Studi di Confindustria. Il recupero dei livelli produttivi da maggio è stato pressoché istantaneo, cosicché nel giro di 4 mesi il livello di produzione è tornato intorno ai valori di gennaio, con un incremento del 76% rispetto al minimo toccato in aprile. Ma le prospettive per i mesi autunnali sono tornate negative, in linea con l'aumento dei contagi a livello globale e con l'introduzione di nuove misure restrittive.
Dal punto di vista dell'occupazione, la drammatica caduta dell'output manufatturiero è stata quasi interamente assorbita dalla riduzione del monte ore lavorate, meno 23%, a fronte della sostanziale tenuta del numero degli occupati complessivi, meno 0,6%. Hanno fatto da cuscinetto un'ampia gamma di forme di riduzione dell'orario, lo smaltimento delle ferie e l'utilizzo di congedi, infine il ricorso rapido e massiccio a strumenti di integrazione del reddito da lavoro, in primis la cassa integrazione in deroga. Ma naturalmente ha contato fin qui anche il blocco dei licenziamenti, anche nel confronto internazionale. Primizie di santità sono i doni della visita pastorale alla diocesi di Nocera Inferiore Sarno che il vescovo Monsignor Giuseppe Giudice ha chiuso giovedì sera con la Santa Messa nella collegiata di San Giovanni Battista di Angri. Indetta il 6 gennaio 2018 con la lettera «Oggi devo fermarmi a casa tua», la santa visita ha dovuto attraversare anche i marosi della pandemia. Tuttavia il vescovo è riuscito a visitare, a incontrare tutte le 54 parrocchie della diocesi. La visita pastorale, tempo di grazia e di missione, è stata una gioiosa fatica che mi ha permesso di conoscere in profondità le persone e il territorio, conoscenza che oggi mi abilita ad amare di più e a servire meglio questa terra e la sua vocazione. Ricordo a me stesso e a voi che si evangelizza e si promuove solo ciò che si ama e solo l'amore oblativo aiuta a crescere e a guarire. Una riconoscenza accompagnata da 8 doni. Il primo è l'annuncio dell'inizio della causa per riconoscere Rivoli di Santità nella nostra Chiesa Diocesana, ovvero la santità di Don Enrico Smaldone del Cavaliere Alfonso Russo, un sacerdote di Angri e un laico di Pagani, segni della Chiesa Bella del Concilio, li ha definiti Monsignor Giudice. Poi ci sono i canti per la messa a casa tua, la realizzazione di un centro Caritas, la richiesta alle foranie di pensare ad un segno come il sicomoro di Zaccheo per vedere il Signore ed essere visti da Lui. Poi c'è il proprio della Chiesa Diocesana e il restauro del Palazzo Vescovile. Tra i doni, il Vescovo ha anche annunciato l'allestimento del presepe in Piazza San Pietro nel 2025, in occasione dell'anno giubilare. Infine, una patena realizzata per l'occasione dall'artista Aldo Piccioni e l'esortazione pastorale Frumento di Cristo. Con questo documento il Vescovo consegna 5 parole per essere la Chiesa in uscita auspicata da Papa Francesco. Radicati nell'amore, ha rilanciato Monsignor Giudice nell'omelia, continuiamo a percorrere la strada insieme per essere Chiesa sinodale e tessiamo la trama della speranza, sempre necessaria ed oggi urgente. Ce lo chiedono i sofferenti, gli affaticati, i poveri, i giovani e soprattutto, ha continuato il Vescovo, i tanti piccoli del Vangelo, i semplici costruttori appassionati e spesso anche senza saperlo, della civiltà dell'amore. Monsignor Giudice ha voluto anche ringraziare ogni sacerdote, autorità, persona e categoria sociale incontrata in questi quasi 3 anni di visita pastorale. A tutti ha rivolto questo invito per ben 7 volte. Camminiamo insieme. Pare che il fenomeno dell'acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa derivi da una falda attiva all'interno del canale intubato e non proviene quindi da acqua di fogna. È quanto ha riferito la società Salerno Sistemi dopo un'altra richiesta di sopralluogo fatta dal consigliere comunale Giampaolo Lambiase di Salerno di Tutti, che ha ricevuto la relazione scritta dell'ispezione avvenuta alla presenza della Polizia Municipale e dell'ARPAC. La relazione, a firma del direttore generale di Salerno Energia Holding Matteo Picardi e del l'ingegnere Mariano Nappa, responsabile del segmento fognatura e depurazione, spiega che l'ispezione del tratto finale del torrente tombato Santa Teresa, non essendo in gestione della Salerno Sistemi, conferma comunque che le acque rosse non provengono dalla fognatura ma da infiltrazioni del terreno che si mettono nel tratto finale del torrente Santa Teresa. Il fenomeno è visibile dal tombino in corrispondenza dell'aiuola verde adiacente al marciapiede di Lungomare Trieste. D'ora in poi, in ogni caso, verrà controllato periodicamente l'eventuale riformazione
massi di tale materiale rossastro per cercare di individuare i punti di provenienza del materiale. Installata inoltre, in corrispondenza del chiosco prospiciente la spiaggia e adiacente al torrente, un'idonea stazione di sollevamento costituita da una pompa attiva e da una riserva che captati le eventuali fuoriuscite di acque rossastre e le convogli in fognatura. Fino ad oggi è stato scarso l'impegno e l'attività dell'amministrazione comunale di Salerno, scrive lo consigliere d'opposizione Giampaolo Lambiase, che ribadisce che è dovere dell'amministrazione invece mettere rapidamente in essere tutte le attività utili ad eliminare il problema, individuarne le cause e garantire la piena e sicura fruibilità della spiaggia di Santa Teresa. Manca solo l'ufficialità, ma di fatto lo Stadio San Paolo è il Diego Armando Maradona ed il Napoli gli renderà ancora omaggio durante la partita di domenica sera contro la Roma. Ed anche una delegazione del club giallorosso prima dell'inizio della gara sarà presente ai quartieri spagnoli per deporre un mazzo di fiori dinanzi al murale storico. A livello sentimentale non sarà semplice, ma anche sul campo la partita sarà complicata, con la doppia responsabilità di doversi riscattare dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Milan. Gattuso ha schierato Zielinski trequartista contro il Rijeka. L'esperimento ha funzionato e il polacco verrà riproposto contro la Roma, match in cui mancherà ancora da prima punta Osimhen. Il polacco di fatto è un centrocampista in più che in fase difensiva si abbasserà sulla linea degli altri due, che dovrebbero essere Fabian Ruiz e Demme. Con lui in campo quindi il sistema di gioco potrà variare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, a secondo di dove si posizionerà Zielinski, e cioè da vertice più alto o vertice più basso. La sua presenza potrà garantire maggiore equilibrio. Con Bakayoko squalificato, Rino Gattuso lancerà da titolare anche in campionato Diego Demme, il regista voluto a gennaio da Gattuso per riequilibrare il Napoli ed appena 9 mesi fa considerato quasi come il salvatore della patria, ma finito nella penombra nonostante tutte le cose positive scritte e dette su di lui in quei mesi. Farà coppia con Fabian e proverà ad evitare che il San Paolo diventi tabù dopo gli ultimi KO in campionato. Sicuramente una partita importante per me, comunque ho passato 8 anni nel settore giovanile della Roma, quindi per me è sempre una partita speciale, quindi sono molto concentrato e molto carico, anche se so che comunque ci aspetterà una partita molto difficile, perché a Roma in questo periodo sta facendo molto bene e gioca un bellissimo calcio, quindi dovremo essere molto bravi e recuperare in fretta le energie per domenica. Ma la situazione penso la sapete tutti, la situazione non è facile, abbiamo questo problema col Covid che ci portiamo dietro da un bel po', non riusciamo in questo momento a venirne fuori, abbiamo dei problemi che dobbiamo cercare di sopperire con altre cose, perché in campo ci dobbiamo andare. Al di là di chi andrà in campo dobbiamo fare il massimo per poter ottenere un risultato. Torniamo in campo dopo una ventina di giorni e dopo una ventina di giorni non si sa mai che si trova, speriamo di trovare qualcosa di molto positivo per noi. Buona giornata da Nico Schiodetto. Un sistema perturbato sul Mediterraneo centrale sarà responsabile domenica ancora di maltempo su parte del centro-sud Italia con piogge sparse, in particolar modo sul medio-basso Adriatico, versante ionico e Sicilia. Invece il nord è più protetto dall'alta pressione che sarà presente oltre Alpe tra Germania, Francia e isole britanniche. Guardate la zona di bassa pressione con piogge temporali che affollano appunto il minimo depressionario in lento movimento verso lo Ionio e la Grecia. Quindi già entro la serata un netto miglioramento su molte delle nostre regioni. In sintesi la mappa della nuvolosità, perché ci aiuta a capire come le nubi saranno ancora qui ad affollare i cieli di gran parte della nostra penisola, in particolar modo il centro-sud, e la prossima grafica ce lo conferma con le piogge sulle nostre regioni centro-meridionali, medio-basso Adriatico e un po' tutto il meridione. Attenzione anche a quazzoni temporali di passaggio sulla Sicilia,
Per il nord un po' di variabilità, nuvolosità regolare al mattino, poi delle schiarite, insomma una domenica nel complesso abbastanza tranquilla, discreta, anzi di bel tempo sulla fascia montuosa.